Bene, possiamo partire. Michela, a te. Intanto un benvenuto a tutte, un grazie al professore per la disponibilità di questo incontro, con il quale ci proponiamo di offrire un'opportunità formativa e informativa, in occasione delle elezioni del Parlamento europeo che ormai è prossimo. 8-9 giugno di quest'anno, appunto. Siamo dunque alla vigilia di questo importante appuntamento di partecipazione civica a livello europeo e nella responsabilità desideriamo dare il nostro contributo di cittadine europee in un tempo in cui i populismi e i nazionalismi stanno minacciando seriamente la comunità europea come comunità di popoli democratici. Stiamo attraversando una fase drammatica della nostra storia con le aggressioni armate al nord-est e al sud-est dell'Unione e la violazione sistematica del diritto internazionale. Il tutto legittimato da ideologie che distorcono la realtà e che per la violenza e la distruzione che provocano uccidono il presente e il futuro di intere generazioni, compromettendo radicalmente la convivenza pacifica tra i popoli. Ci auguriamo che questo incontro ci aiuti a prendere conoscenza e consapevolezza sempre più critica e matura sul perché e come partecipare come cittadinanza attiva all'appuntamento elettorale europeo. E ci aiuti anche a diffondere alle persone che incontriamo per svariati motivi di lavoro, di apostolato, di comunità o motivi pastorali, le ragioni della speranza che la pace si costruisce anche attraverso una scelta elettorale coerente ai valori di democrazia e di giustizia, una scelta elettorale di persone che favoriscano la stesura e l'approvazione di leggi e norme a tutela della dignità umana, una dignità infinita, come recentemente il Magistero della Chiesa ci ha ribadito. Ecco, dunque lascio la parola a Suor Rosanna che introduce il professor. Il padre Rocco D'Ambrosio, il professore, e ringrazio ancora tutte per la presenza. Grazie, Sor Micaela. E allora diciamo qualcosa del professor Rocco D'Ambrosio, che non vediamo in questo momento, ma che abbiamo già visto prima. E il professor Rocco D'Ambrosio, Don Sono qui. Rocco, come, eccolo là, come ha detto Sor Micaela, è presbitero della diocesi di Bari, e ha studiato. Nel suo curriculum, nei suoi passaggi di studi, è passato dall'Università Lateranense all'Università degli Studi Tor Vergata, alla Gregoriana e anche presso alcune università inglesi. È passato dalla filosofia politica, presso la Facoltà di Filosofia della Gregoriana, ed è dove è ordinario in questo momento di filosofia politica, è docente invitato di etica della pubblica amministrazione presso il Dipartimento per le politiche dell'amministrazione generale e per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Basta così, se non si Ha spoglia. pubblicato diversi saggi, beh, diciamo qualcosa, no? Ha pubblicato diversi saggi, qualche titolo, Come pensano e agiscono le istituzioni. Questo un altro che ci interessa, per esempio. Ce la farà Papa Francesco? La sfida della riforma ecclesiale. E anche in altre lingue, poi ancora la corruzione, il potere, ecco alcuni dei titoli di saggi che ha pubblicato il professore Don Rocco. Ha ricoperto responsabilità diocesane, regionali e nazionali nell'ambito della pastorale del lavoro. In questo è anche Forse di pubblicista, altre giornalista pubblicista, e in cose. questo momento coordina e dirige anche alcune scuole di formazione all'impegno sociale e politico. In particolare, Cercasi un fine, che è una scuola di formazione. Ecco, poche cose, ma sono abbastanza significative per dire la persona che il professor D'Ambrosio è.
si collega da una sede che è una sede in presenza, perché ama parlare con delle persone davanti in presenza, mi ha detto, ed è in un noviziato di Roma con le novizie, che tra l'altro sono lì davanti a lui e quindi può interagire, si sentirà molto più, come dire, ascoltato, ma noi online saremo tutte orecchie ugualmente. A lei la parola, professore. Bene, buonasera a tutte e grazie dell'invito. Non lo dico solo per buona educazione, lo dico anche perché credo che sia molto importante riflettere su quelli che no, sono gli appuntamenti civili e anche politici. Poi siamo in una casa di Salesiani, Don Bosco insegnava che dobbiamo essere anche buoni cittadini oltre che buoni cristiani. Del buoni cristiani ci ricordiamo, però del buoni cittadini non tanto. Ieri ho fatto un piccolo sondaggio tra giovani in un incontro ed è stato un po' deprimente. Una buona parte non andava a votare, anzi addirittura non sapeva neanche la data. E qualcuno non sapeva neanche perché cosa si vota. Ed ero in un ambiente cattolico, eh? Questa è una cosa molto grave, naturalmente, però non possiamo nascondere che succede molto spesso, succede sia fra i laici, ma succede anche fra i religiosi, le religiose, il clero, probabilmente anche i vescovi, non lo so. Bene, allora, dobbiamo parlare di Europa. Io dividerò il mio intervento in questa maniera. Spieghiamo prima di tutto cosa votiamo e perché è importante, e poi dirò qualcosa dal punto di vista etico, che è la dottrina della Chiesa nota, e poi qualche emergenza che riguarda la comunità europea e che di fatto viene coinvolta nel voto, perché se uno vota uno schieramento, un partito che ha delle idee, per esempio sull'integrazione europea oppure sull'accoglienza degli immigrati, vota una politica invece di un'altra. Ecco, per questo è importante. E quindi partiamo da una cosa che dovremmo un po', molte cose sono note, ma le ricordiamo. Noi parliamo di un Parlamento che riguarda 27 stati membri, che sono, li leggo velocemente: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacche, Finlandia e Svezia. È una lunga storia quella della Comunità Europea che va dal 51, da quando ci sono stati i primi aderenti a quella che si chiamava CECA, la comunità europea che riguardava il carbone e le attività produttive, e poi pian piano si è allargata questa comunità. E non confondiamo i paesi che sono comunità europea con quelli che aderiscono all'euro, perché all'interno di questi 27 paesi c'è la zona euro, cioè coloro che oltre a essere membri della comunità europea sono anche hanno una moneta unica che noi conosciamo qui, è quella che usiamo. Per esempio la Polonia è comunità europea, ma non è zona euro, continua a usare la sua moneta. È una lunga storia quella dell'Europa. Sulle diapositive sul PDF che vi sta arrivando, io ve l'ho messa sinteticamente, quindi la lascio a voi, poi molte cose non le affronterò. Diciamo, in questa storia dal 51 ad oggi ci sono alcune date molto importanti: il 1999, quando nasce l'euro, e poi viene introdotto nel 2002. E poi, più o meno in coincidenza con l'introduzione dell'euro,
C'è un allargamento della comunità europea verso est, e quindi entrano molti, molti paesi. Una delle ultime richieste, sapete, è quella dell'Ucraina, ma l'Ucraina è in guerra e quindi non si può avviare la procedura completamente. Un'altra data molto importante è una data negativa, che è quella del 2016, in cui esce uno dei paesi fondatori, che è il Regno Unito, e escono con la parola che loro hanno inventato, cioè Brexit, Britain Exit, cioè la Britannia va fuori, la Gran Bretagna va fuori. E quindi, pur essendo stati fondatori, pur essendo riusciti a contribuire e hanno ricevuto anche molti contributi, escono. Attualmente c'è un malumore, perché vorrebbero rientrare. Il numero è, ma la comunità non prevede una procedura di rientro, quindi gli hanno detto: ve ne siete andati, arrivederci e grazie. Quindi vabbè, l'ho detto in maniera un po' cattiva. L'altra data molto importante è quella che riguarda il pieno Covid, viene, diciamo, coincide con la pandemia, ed è questo dispositivo che si chiama dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ha messo sul tavolo una cifra come 672 miliardi e mezzo di euro, e l'Italia è il paese che ne ha presi di più. La sigla che si usa in Italia è PNRR, e l'Italia ha preso 209 miliardi. Non li ha presi tutti, li prende di anno in anno, secondo i progetti che vengono presentati. La cosa che non si ricorda è che le prossime generazioni dovranno restituire metà di questi 209 miliardi, pardon. Quindi, insomma, è un aiuto, però è un aiuto che poi graverà sulle associazioni, sugli anni venturi. Però, siccome è un aiuto dato per lo sviluppo, si pensa che il paese crescerà, si svilupperà, e chi poi ha un po' di soldi in tasca può anche pagare i debiti. Se invece non si sviluppa, o se c'è un fallimento di questo piano, ci auguriamo di no. Per ora sta andando avanti, e il piano riguarda soprattutto le nuove generazioni, perché per questo si chiama anche Next Generation, una parte del piano, perché è stato pensato per sviluppare la nostra grande comunità europea, e permettere che i nostri giovani, soprattutto, non vadano via né dai loro paesi né tantomeno dall'Europa, andando altrove a lavorare. L'altra data, purtroppo, che interessa l'Europa è invece una brutta data: è la data dell'aggressione da parte della Federazione Russa di un paese candidato ad entrare nella Comunità Europea, che è l'Ucraina, e quindi andiamo al 2022. Allora, questo ve lo lascio. Andiamo alle elezioni, ecco, di cui dobbiamo parlare. Noi andremo a votare un Parlamento che riguarda questi 27 paesi, e ogni paese voterà dei rappresentanti. Il numero dei rappresentanti riguarda naturalmente la proporzione, cioè è in proporzione agli abitanti, no? Malta, che è piccolissima, ne vota due. Noi ne votiamo, eccolo, diciamo. Le elezioni si svolgono ogni 5 anni, le ultime sono state nel maggio del 2019, e questo invece è giugno. In Italia, allora, c'è una curiosità di date. In alcuni paesi si vota a giornata fissa,
Tipo per esempio quando c'era l'Inghilterra si votava il giovedì, credo che la Finlandia voti il giovedì, altri paesi votano un giorno fisso. Noi in genere votiamo di domenica e lunedì, però per la prima volta nella storia del nostro paese voteremo di sabato, perché alla mezzanotte del 9 giugno tutto deve essere chiuso e poi devono iniziare in contemporanea lo spoglio. E l'Europa ha diversi fusi orari, no? Che vanno dal Portogallo fino alla Croazia, Polonia, eccetera. Quindi voteremo anche di sabato, perché il governo italiano ha voluto dare una mezza giornata in più, e poi la domenica, e altri inizieranno a votare il 6. Allora, quante persone votiamo? Ne votiamo più di 700, cioè 720 esattamente. E la normativa dice che possono essere massimo 750, e quindi stiamo quasi al numero. Attualmente sono 705, aumentano di 15 per i paesi che sono entrati, naturalmente. Che vengono e noi ne votiamo 76. Il massimo che un paese può votare è 96, anche se fosse più grande in termini di proporzione. Credo che 96 sia la Germania, che è il paese più popolato dell'Unione Europea, perché dalla fusione credo che raggiunga attualmente gli 85 90 milioni di abitanti, e noi voteremo quindi 76 deputati. E che fanno i deputati europei? Bella domanda. Vanno a Strasburgo, dove è la sede del Parlamento europeo, e io ci sono andato una settimana a fare l'osservatore perché volevo capire come funzionava. Come tutti i parlamentari, anche i parlamentari del nostro paese, rappresentano una popolazione di 450 milioni di abitanti. Siamo più. Non Non scorre? E allora andiamo a tutto schermo. a tutto ecco, sì. No, Andiamo a tutto schermo, se non scorre. no, scorre soltanto che noi vediamo le due diapositive, quelle che lei proietta sullo schermo lì in sede e quella che invece poi segue, che vede lei sul suo PC. Noi le vediamo tutte e due. Andiamo a tutto schermo, comunque. Grazie. Oppure rimpicciolire la diapositiva che aspetta di passare. Dare presentazione. Perfetto. Va benissimo, grazie. Non hai il microfono. Eccolo. Ora ci sentite? Benissimo, grazie. Bene. Allora, dicevo, che cosa fanno in questi parlamentari? In un certo senso fanno quello che fanno tutti i parlamentari per un paese. Invece questo riguarda una grande comunità, che è più grande degli Stati Uniti. Naturalmente non è la più grande comunità di stati nel mondo. Il Brasile è una comunità di stati. L'India, che sta votando in questo momento, è un'altra comunità di stati, ambedue superano il miliardo di popolazione, però noi nell'Occidente, diciamo così, siamo la comunità più grande. Gli Stati Uniti attualmente credo che siano 280-290 milioni.
Allora, propongono delle leggi oppure propongono di migliorare alcune leggi. Dobbiamo dire una caratteristica che le leggi che il Parlamento europeo propone e approva devono essere poi ratificate, si dice, cioè riconosciute ed adottate dal paese X, l'Italia, la Spagna, Malta, quello che volete voi. Perché non c'è una giurisdizione diretta, cioè non è che il Parlamento decide come ha deciso ultimamente sull'intelligenza artificiale, che si possono fare queste ricerche, la si può usare in una maniera, automaticamente questa disposizione del Parlamento europeo è legge per l'Italia. No, l'Italia la deve ratificare, non l'Italia. Ogni paese membro lo deve ratificare. Quindi è un Parlamento che dà un'indicazione legislativa. Che cosa può succedere? Può succedere che alcuni la ratificano, altri no. L'esempio più lampante è che la Costituzione, quella che sarà la Costituzione dell'Europa, che ora si chiama Carta dei diritti europei, non è ancora Costituzione perché non tutti i paesi l'hanno ratificata. Quindi sì, è un punto di riferimento, vi ho messo alcune cose qui, ma non è invece vera e propria Costituzione perché manca la ratifica deve essere di tutti. E poi il Parlamento ha una relazione con quello che viene chiamato il Consiglio dell'Europa, il Consiglio europeo, la Commissione europea. Allora, il Consiglio d'Europa è fatto dai presidenti, dai capi dell'esecutivo dei vari stati che appartengono, mentre la Commissione europea che cos'è la Commissione europea? È quella che presiede la signora von der Leyen. È per esempio, ciò che vediamo in televisione, spesso lo vediamo perché oltretutto è italiano, è il commissario per l'economia che è Paolo Gentiloni. Si chiama commissione perché l'Europa non ha un governo unico. Questo è importante. Cioè, l'Europa ha un Parlamento, ma non ha il potere esecutivo. Allora, questa è una commissione che si occupa di settori come se fossero dei ministri, ma non sono dei ministri, perché la signora von der Leyen non è il primo ministro dell'Europa. Infatti, avete sentito che alcuni parlano di rendere l'Europa Stati Uniti d'Europa. In quel caso entreremmo grosso modo come il sistema degli Stati Uniti, che sono 50 stati che hanno una certa autonomia e poi c'è il presidente degli Stati Uniti, in questo momento Joe Biden, che è il presidente di tutti gli Stati Uniti e ha potere per alcune materie su tutti gli Stati Uniti. La signora von der Leyen non ha questo potere, per cui è presidente di una commissione che si occupa dei problemi. È in sinergia con il Parlamento, decide se proporre, discutere, ratificare, accettare una legge oppure no, ma non può intervenire direttamente nella vita degli stati, ad eccezione di una cosa: gli stati che appartengono alla zona euro, le loro politiche economiche sono sostanzialmente decise dalla Banca Centrale Europea. Quindi le banche nazionali ora hanno pochissimo potere. In economia, qual è una delle cose più importanti? Il costo del denaro. Il costo del denaro in Europa non lo decidono i paesi, non in Europa, nella zona euro, non lo decidono i paesi che fanno parte, ma lo decide la Banca Europea e dice che il tasso di interesse del denaro è X per quest'anno. Come per esempio succede questo negli Stati Uniti. E la Banca Centrale degli Stati Uniti
decide il costo del denaro e quindi controlla i livelli di inflazione, eccetera, eccetera. E che altro fa il Parlamento europeo? Amministra un bilancio, poi i commissari vigilano su come questo bilancio è stato diviso, eccetera, votano gli accordi sul commercio con gli altri paesi ed eleggono la presidente o il presidente della Commissione europea. E sapete, questa è una curiosità politica, che uno dei candidati, perché uno dei candidati alla presidenza, uno dei nomi che si fa, perché non è che c'è una lista, è quello di Mario Draghi, che potrebbe succedere alla von der Leyen, perché sembrerebbe che la von der Leyen non sia confermata. Va bene, ma questa è politica, poi diremo qualche cosa sulla politica. Continuiamo invece a dire, no, come. Ecco, allora, il Parlamento europeo lavora come tutti i parlamenti, ha dei gruppi politici che sono divisi secondo l'ispirazione, ora vedremo quali sono 7, ha delle commissioni, ne ha 20, dove si discutono le leggi, si portano gli emendamenti, prima che la legge entri in aula e venga discussa e votata e poi mandata agli stati per le ratifiche. E c'è una sessione plenaria che, se non erro, si riunisce una settimana al mese, la sessione plenaria, poi il resto è un lavoro di commissioni. Curiosità, nel Parlamento europeo ci sono 24 lingue per 27 stati membri. E tutto viene tradotto in 24 lingue, tutto, 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 perché una lingua non deve essere più importante dell'altra. Quindi uno dei paesi più piccoli, Malta, Cipro, eccetera, viene tradotto e anche la traduzione simultanea, quando c'è, avete visto l'aula, che è bella, molto grande, è tutta blu, perché blu è il colore dell'Europa. Anche quando interviene un parlamentare, gli altri parlamentari ascoltano nella propria lingua la traduzione simultanea. Per questa cosetta, che può sembrare bella e rispettosa dei paesi, l'Europa spende un mare di soldi perché sono 24 lingue, tutti i documenti, interpreti, non è una cosa molto semplice. E quando uno interviene può parlare benissimo la sua lingua e sarà tradotta nelle altre 23 lingue. Il Parlamento ha un presidente, in questo momento è una donna ed è di uno dei paesi più piccoli, di Malta, è una signora che appartiene al Partito Popolare Europeo. Allora, noi voteremo questi 69. Che faranno questi 69 nostri? Aderiranno a dei gruppi politici se vogliono, non è obbligatorio, cioè noi abbiamo un partito, un movimento, come si chiama, che non aderisce a nessun gruppo, è il Movimento 5 Stelle. Non siamo gli unici. Anche il partito di Macron si riconosce in un'area, ma non aderisce effettivamente a un gruppo. Quindi l'Europa lascia la libertà. E i gruppi quali sono? Mo' ve li leggo. Sono il gruppo del Partito Popolare Europeo. I partiti italiani in questo gruppo ufficialmente sono Forza Italia, il Sud Tirolo Spartai, l'Alternativa Popolare, il Partito Autonomista Trentino, Tirolese, i Popolari per l'Italia e l'Unione di Centro. Questo è il primo gruppo, è un gruppo fra i più numerosi, insieme al secondo, che si chiama Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici. Dei nostri partiti ci sta il Partito Democratico e il Partito Socialista. E poi c'è
Renew Europe Group, che è un gruppo formato da due gruppi. Vabbè, non vi sto a tediare. Vi ho scritto chi ci sta. Ci sta Azione, i liberali democratici europei, più Europa, i radicali italiani, Italia Viva, che sarebbe Azione, quella di Calenda, Italia Viva è quella di Renzi, per parlare per leader politici, e l'Italia C'è, che è un partitino. Poi c'è il gruppo dei Verdi, Alleanza Libera Europea, c'è Europa Verde e i Verdi dell'Alto Adige. Poi ci sono i conservatori e riformisti europei. Questa sarebbe la destra europea, che ha molti partiti di destra. In Italia c'è Fratelli d'Italia, che è il partito di maggioranza al governo, e c'è il partito del presidente Fico, che è stato attentato l'altro giorno, no? E come c'è l'ungherese Orban, sono tutti in questa di destra. La Lega, che si riconosce di destra, però sta in un altro gruppo che si chiama Identità e Democrazia, che potremmo essere, sono di destra, ma non di destra estrema come quegli altri. E poi c'è un altro nuovo gruppo di sinistra al Parlamento europeo, in cui c'è il Partito Rifondazione Comunista Italiana ed è osservatore sinistra italiana, cioè non partecipo pienamente. Allora, uno dirà: ma perché ci hai detto tutte queste cose? Che dobbiamo impararle? No, il punto è questo, che quando si vota un partito X, io non dirò mai chi votare, quando si vota un partito X non si vota solo quel partito italiano, ma quel partito italiano a livello europeo aderisce a un gruppo e quindi porta avanti delle politiche. Il gruppo numero uno ha idee sull'immigrazione o sulla pace diverse dal gruppo numero 7 o numero 6, senza citarli, no? Quindi è importante. I siti dei gruppi sono fatti molto bene, devo dire la verità. Sono molto schematici, semplici, e se qualcuno vuole, ha curiosità di andare a dire: voglio vedere questo gruppo X che cosa dice su questo argomento, e uno se lo va a vedere, oltre a conoscere naturalmente il partito italiano di riferimento. E, bene. Allora, questa è la parte che riguardava la presentazione di praticamente cosa votiamo e perché lo votiamo. Io non ho detto, perché il tempo è poco, ma prima di tutto qui siamo tutti credenti, cattolici, non dimenticare che i cattolici hanno tanto contribuito alla nascita dell'Europa, perché credevano e credono, e anche i papi, che è una comunità di popoli fondata su principi che condividiamo, quello della solidarietà, dell'aiuto reciproco, della sussidiarietà, dell'accoglienza, molto diversa tra di loro, perché uno spagnolo non è un croato, è uno sloveno, non è un francese e nemmeno un italiano, cioè siamo tanto, tanto diversi, però l'idea è di stare insieme e di fare crescita comune. Io ho saltato queste cose, vi ho messo però molti brani di un bellissimo discorso fatto da Papa Francesco quando ha ricevuto il premio Carlo Magno. Perché vi ho messo questo discorso? Non perché solo il Papa attuale, ma è un Papa non europeo, perché lui non è europeo, che ha parlato dell'Europa e ha individuato delle cose molto interessanti, perché Papa Benedetto era tedesco, Giovanni Paolo era polacco, non era ancora entrata l'Europa, stava lì vicino per entrarci, quindi erano europei, conoscevano la storia da di dentro. Invece Papa Francesco non è europeo di origine, però questo discorso è molto bello. Allora, ho
Ho saltato questo, invece voglio dire qualcosa, ma lo riprenderò dopo, sul voto. Ecco, noi votiamo per questa grande comunità. È importante questa comunità? Beh, allora, possiamo dirlo in maniera nobile, come stavo dicendo prima, per i valori che questa comunità condivide, per quello che questa comunità ha assicurato in termini di sviluppo, di pace, cioè nessun europeo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi è mai andato in guerra. Magari è andato in operazioni di pace, contenimento, il nostro esercito è impegnato in Bosnia, in Libano, eccetera, ma nessun paese dell'Europa è stato aggredito e quindi ha fatto guerra, e nessun paese dell'Europa ha aggredito, ha fatto guerra ad altri. Di questi tempi questa cosa non è da poco, dove il rischio di guerra nel mondo, sappiamo, attraverso prima l'Ucraina e poi il conflitto che è riscoppiato fra Israele e la Palestina, che coinvolge anche tutta l'area medio orientale, quindi il Libano, la Siria, l'Iran, eccetera. Quindi dire che l'Europa ha assicurato la pace non è una cosa retorica, è una cosa importante e bella. Helmut Kohl, quando celebrò, era il cancelliere tedesco, celebrò uno degli anniversari della fine della Seconda Guerra Mondiale, disse: noi siamo fra quelli che abbiamo la fortuna di celebrare la chiusura della Seconda Guerra Mondiale e non abbiamo avuto la sfortuna di farlo. Perché un fatto è celebrare e non avendola fatta, un altro fatto. Anche in Italia, la generazione che ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale nei nostri paesi sta scomparendo, no? Cioè, voglio dire, mia madre era una bambina, ma non si ricorda assolutamente niente, perché da bambini non è che hai percezione della guerra che poi si svolgeva in altri scenari. Va bene. Allora, le suore sono tutte brave, credono nella dottrina cattolica, è vero, Suor Rosanna? Ecco, brava. Seguono il Papa, sono più brave dei preti e dei vescovi, e quindi le suore sanno che il voto è importante. E perché è importante? Il Concilio dice che si ricordino i cittadini del diritto, che è anche un dovere, è la Gaudium et Spes, quindi nel 1965, il voto è un diritto, ma anche un dovere, è libero e serve per la promozione del bene comune. Le parole del Concilio sono tutte pesate, pure le virgole. C'erano i padri che stavano in commissione che non dormivano la notte per scegliere una parola invece di un'altra. Quindi, vedete, il voto è direttamente mirato alla crescita di un paese, del bene pubblico, del bene collettivo, del bene comune, come lo vogliamo chiamare, che è il bene dei singoli, come il bene dei gruppi e delle organizzazioni. Quindi, perché vi sto dicendo questo? Perché il Concilio salta la dottrina politica. E cos'è il voto? Il voto è un esercizio di sovranità. Noi, la sovranità appartiene al popolo, allora io la trasferisco a un mio rappresentante, sia esso in Italia, in un paese europeo, oppure un mio rappresentante italiano nel Parlamento europeo. Il Concilio salta perché questa è la dottrina politica, non interessa, va direttamente al fatto etico e gli dà un'importanza enorme. Cioè tu col voto promuovi il bene comune o non lo promuovi. Quindi io ho scritto l'altro giorno in un articolo che non votare è un peccato grave. E mi ha scritto una persona, mi ha detto: non sono d'accordo. Vabbè, non sei d'accordo, ma mi devi dimostrare perché non sei d'accordo. Perché un peccato grave
è un peccato che arreca un danno a sé o agli altri notevole. Certamente, insomma, un po' di catechismo l'abbiamo studiato. Perché questo è un peccato grave? Perché è il momento, non è l'unico, ma è il più solenne, è il momento in cui io scelgo che un paese, una comunità di popoli come l'Europa vada in una direzione o in un'altra in termini di bene comune. Lo promuovo o non lo promuove? Quindi per questo è grave, come è grave imbrattare la scheda, cioè scrivere i disegnini, le parolacce. E la sovranità, cioè, viene da Dio, perché è Dio che ha detto alla coppia, Adamo ed Eva, di governare la terra, di amministrarla e di fare una comunità. E quindi la gravità nasce da questo. Vi ho riportato anche, no, non ve l'ho riportato, anche la Costituzione parla del diritto dovere, la Costituzione italiana, del diritto dovere di voto. Allora, veniamo alla domanda, naturalmente, a cui io darò una risposta che è per alcuni molto limitata. Siccome è una cosa importante, quali sono i requisiti morali? Vediamo il tempo. C'ho ancora 5 minuti, 10 minuti su Rosa. 5 ce li ho. Non ti sento. Anche un quarto d'ora, Ah, eh? va bene, va Sì. bene. No, non me ne dare molto, che poi approfitto. Va bene. C'ho il timer qui. Allora, chi votare? Chi votare? Con le ragazze, quindi abbiamo di nuovo parlate. Le indicazioni etiche sono le stesse che abbiamo detto l'altra volta per le elezioni politiche italiane. Allora, dobbiamo votare un candidato. A proposito, non l'abbiamo detto, ma siccome in Italia noi votiamo una volta con un sistema, una volta con un altro, siamo un paese molto come Arlecchino, no? Ogni tanto ci inventiamo un sistema. Va bene, ce ne sono diversi. In questa elezione noi votiamo con un metodo proporzionale, cioè il partito che prende più voti si aggiudicherà più eurodeputati e esprimiamo delle preferenze. Esattamente ne esprimiamo tre. Attenzione a quello che dirò ora, perché non dobbiamo invalidare la scheda. Dobbiamo esprimere tre preferenze di genere, dice la legge. Che vuol dire? Che se ne esprimiamo tre, due devono appartenere a un sesso e uno all'altro sesso. Due maschi, due uomini e una donna, oppure due donne e un uomo. Ok? Se per caso sbagliamo e votiamo tre donne o tre uomini, il secondo e il terzo voto sarà annullato, ma sarà preso solo il primo. Quindi non viene annullata completamente la scheda. Però, siccome sappiamo leggere e scrivere, ricordiamoci, ci deve stare uno dell'altro sesso, due uomini e una donna, o due donne e un uomo, se uno vuole esprimere tre preferenze. Se ne esprime una sola, vabbè, siccome uno è uomo e donna, deve scegliere. Ma se ne esprime tre, o anche se ne esprime due, deve essere anche lì di genere uno e uno. Va bene? E di una lista, ovviamente, appartenente alla stessa lista. Questo non l'ho detto prima, lo dico ora. Andiamo alla parte più difficile. I requisiti morali. I requisiti morali sono sempre gli stessi. Deve essere una persona matura. Abbiamo molti, come si dice in italiano, molti bambinoni in giro e bambinone, cioè sia uomini che donne, persone immature in genere ce ne sono. E questo, insomma, non si può affidare una responsabilità a una persona che non ha un minimo di maturità. Ma questo vale per tutti gli incarichi, le responsabilità, le professioni. Non è che questa è una scuola, non è che uno mette a insegnare una persona che ha problemi psicologici o di maturità seri, naturalmente. Poi, come dicono i ragazzi, un po' schizzati siamo tutti, no?
Un po' di, qualche piccola nevrosi ce l'abbiamo, piccola, eh. Quindi la maturità personale. La seconda è la coerenza morale, i latini la chiamavano probità, probità. Quindi uno crede in alcuni principi e anche li attua e nel limite del possibile, è la competenza. L'altro giorno ho fatto una scoperta, confesso la mia ignoranza, che non conoscevo, che in Germania i politici che vogliono entrare in Parlamento fanno all'inizio della loro carriera una scelta. O interessarsi del Parlamento nazionale che si chiama Bundestag, oppure del Parlamento europeo. Fanno questa scelta e poi per tutta la loro vita lavorano. Questo è importante, sapete perché? Io lo introdurrei pure in Italia. Perché crea competenza, cioè tu ti interessi della stessa cosa e quindi conosci, magari non sei eletto, ma stai in una segreteria. Quindi i partiti sono divisi tra chi si occupa di Europa e chi si occupa di Germania. E in Italia invece uno passa da una parte all'altra. Ci vuole un minimo di competenza sufficiente. Come si misura? È molto difficile. La morale che dice che la competenza sufficiente è quella che per risolvere i casi ordinari. Poi esiste una competenza specifica. Allora, da parte mia è molto semplice dire che dobbiamo scegliere questi candidati e poi il nostro voto diventa un po' più etico. Mia madre mi direbbe: vabbè, ma chi devo votare? Perché? Perché io la capisco la sua difficoltà. Si legge una lista di nomi, teniamo presente che noi votiamo in 5 collegi in Italia e ogni collegio sono diverse regioni messe insieme. Quindi c'è il collegio delle isole che Sicilia e Sardegna, Collegio del Sud, che è Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, il Collegio del Centro, che è Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Toscana, poi c'è il Collegio del Nord-Est, che è Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Non mi ricordo se c'è Lombardia o no, e poi c'è il collegio dei restanti che a nord, cioè praticamente ci sono due collegi, due a nord, uno a centro, uno a sud e uno alle isole, fanno cinque. Le liste sono diverse, ovviamente. Alcuni si candidano in più liste, è possibile. Come i capolisti. Su Rosanna, mo devo dire una cosa politica, quindi, ma la devo dire perché è una cosa immorale. È immorale candidarsi e dire che dopo io non andrò al Parlamento europeo. Mi dispiace, io lo devo dire questo. Lo hanno fatto, di quelli che sono candidati, parecchi hanno già detto: io mi candido, però non andrò e quindi passerò il mio seggio a quello che viene dopo di me, che ha avuto. Si va a scalare, no? Primi 5, mettiamo 5, che hanno preso i più voti. Se il primo rinuncia, il sesto entra e si scala da sotto. Perché è immorale? Perché il voto è una cosa seria. È come se io ti dicessi: dammi la tua fiducia per fare una cosa. E io poi però ti dico: vabbè, tu dammela, ma io poi non la userò. Stiamo parlando di fiducia. Il voto è un atto di fiducia. Io mi fido di una persona perché mi rappresenti. Non posso dirgli: io mi fido di te, e poi questa persona mi dice: vabbè, tanto io non ci andrò. Non ci andrò sia rinunciando al seggio, ancor peggio prendendosi il seggio e non partecipando alle sedute.
Voi direte, ma si possono controllare i nostri parlamentari se vanno alle sedute? Sì, è tutto pubblico. Voi scrivete su Google presenze al Parlamento europeo e vi dà la lista dei nomi e quante volte è andato e quante volte è andato. Sì. E anche nei parlamenti, anche nel Parlamento italiano, scrivete e c'è la presenza perché deve essere pubblico. Io ti voto perché tu ci vada. Quindi ritengo che sia grave quello che ha fatto la Presidente del Consiglio italiano, che si è candidata nelle 5 circoscrizioni e ha detto che non va. La correttezza istituzionale vuole che se tu ti vuoi candidare ti dimetti. Sei il sindaco del più piccolo comune d'Italia, ti dimetti e ti candidi. Se viene eletto, viene eletto. Se non viene eletto, non si possono avere due. I piedi in due scarpe, come si dice, due piedi in una scarpa, cioè usare le istituzioni in questa maniera. Non l'ha fatto solo lei, anche la segretaria del PD si candida, ma non si è dimessa da segretaria. Non è un ruolo istituzionale, ma è un ruolo politico. Insomma, che cosa vi sto dicendo? Quando si deve fare una cosa, si deve fare una cosa, è buono. È come se uno di voi facesse la superiora, la direttrice della scuola, la responsabile della cucina. Una cosa devi fare, la devi fare buona. E più grande è la responsabilità, e più certamente devi farla bene. Quindi io non voterei mai una persona, mai. Questo lo posso dire perché sono sicuro di quello che dico, anche se è un giudizio su alcuni, anche se fosse mio cognato, che è stato candidato in elezioni locali, anche se mio cognato avesse una carica e si candidasse per un'altra e mi dice io non vado, lo faccio per prendere voti per il partito, io gli darei un cazzotto in testa a mio cognato, glielo posso dare e dire no, no, è una bravissima persona, quindi lo direi a tutti, quindi non è una questione di partito, è una questione di etica istituzionale. E chiudiamo. Il voto naturalmente riguarda anche una coalizione o un partito. Allora, io vi invito a partire dalla persona, estendere la considerazione al partito e poi anche alla coalizione o al gruppo. Perché io vi invito a partire dalla persona? Perché ci sono persone che non hanno autonomia morale, vanno là e alzano la mano come il partito comanda. Invece ci sono persone che sono tutte di un pezzo. Noi cattolici abbiamo a cuore alcune cose e magari uno sta in un partito che non ha a cuore quella cosa. Però io sono convinto che quell'uomo, quella donna che ho votato, quando si andrà a discutere quella cosa che sta a cuore a noi cattolici, lui voterà secondo la sua fede, perché so che è coerente e non alzerà la mano come alza l'intero partito. Per questo io vi dico, bisogna partire dalla persona. Però è chiaro che la persona va considerata in sé e anche nella lista e nella coalizione dove vota. E questo è un altro problema morale. Ritorno alla domanda di mia madre. Ma io non li conosco, mi dice mia madre. Allora, è giusto. Siccome io sto parlando a persone che vivono in comunità, ma anche se non parlasse, lo dico anche a famiglie, a gruppi di amici, non è che uno da solo può conoscere tutto. Io che mi occupo di queste cose, fra l'altro ho cambiato luogo di residenza più di 10 anni fa, non voto più al sud, voto qui a Roma, molte persone non le conosco. Allora mi fido di 5-6 amici, in cui, ecco l'altro giorno ho pranzato con un collega di cui mi fido, abbiamo parlato un po' dell'università, poi lui ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, chi voti? E io glielo ho detto chi voto e lui me l'ha detto, ma resta fra me
è lui, e ne sono sicurissimo, era uno. Però poi ho detto, guarda, di quella lista non conosco nessuna donna, la vorrei votare perché voglio esprimere tre preferenze, anzi, se possibile anche due donne, voterei per una mia opinione personale. E lui ha detto, prendiamo informazioni e poi ci sentiamo. Non è una cosa brutta questa. Io mi fido di lui e lui si fida di me, che prende informazioni seriamente. Anche questo è importante. Così può fare anche in una comunità, in un gruppetto di amici, in una famiglia. Io ho queste 5-6 persone con cui lo faccio. Mi fido, non hanno mai detto niente a nessuno, perché per il ruolo che esercito sarebbe un disastro se si sapesse chi voto. Allora, non hanno mai detto niente a nessuno, né io ho detto né chi sono né che cosa votano, però è un aiuto, è un aiuto. Il voto così diventa, quindi lo dico anche a voi suore, nelle comunità se ne può parlare, perché non se ne deve parlare? Perché magari uno ha delle informazioni che un altro non ha e si condividono le informazioni. Il problema è la fiducia, cioè io non andrei mai a chiedere, non lo so, a quel vicino di casa di cui non mi fido o a quel collega di cui non mi fido, chi voti o altro, perché non mi fido. Sarà una brava persona, ma non mi fido. Mi auguro, non sto dicendo che è una cattiva persona o lo sto accusando. La fiducia è una cosa molto delicata. Il voto è delicato, quindi io rispondo a mia madre. A chi devi votare e fatti una chiacchierata con tua figlia, tuo genero, tuo figlio, che sarei io, facciamoci una chiacchierata, proviamo a pensarci. Può anche capitare, non è un'elezione comunale dove si conoscono le persone, può anche capitare che io conosca qualcuno. Per esempio, ho detto a mia madre l'altro giorno ed era contentissima di una persona che lei conosce. Ho detto, lo sai che si candida? Ah, ha detto, che bello, è un bravissimo ragazzo. Visto che mi chiedi sempre, ti ho detto che candida. Poi se fai quello che credi, appunto c'è un rapporto in questo di fiducia. Chiudo. L'Europa è una bella cosa. Voglio citare Papa Francesco in questo bellissimo discorso. Nel voto, secondo me, oggi rientrano tre sfide, dice il Papa, il discorso del 2016, quando ha ricevuto il premio Carlo Magno. E un non europeo, un'autorità religiosa, ha detto che l'Europa ha la sfida dell'integrare. Dell'integrare le persone che arrivano dai paesi più poveri del mondo. E voi sapete che c'è una grande discussione su questo. Noi siamo la frontiera e poi il problema è che alcuni paesi non accettano, lo devo dire con tutto il rispetto se c'è qualche suora polacca, la Polonia che dice di essere così cattolica non accetta la divisione in percentuale dell'accoglienza degli immigrati che sbarcano da noi per lo più e ha bisogno di mano d'opera. Perché in Polonia c'è bisogno di manodopera e se la va a prendere a est, ma non vuole gente dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina. Pensate. Fanno la comunione? Io ci vado in Polonia spesso per un problema di insegnamento, un incarico di insegnamento, e dico, signori, vabbè. Perché sta scritto da qualche parte nel Vangelo che se prendi un operaio della Moldavia è più bravo di un operaio dell'Africa o un operaio dell'India? Se un delinquente può essere dell'India, della Moldavia o di un qualsiasi paese. Se è una brava persona, è una brava persona e può essere di qualsiasi paese. Quindi questo problema dell'integrazione è molto grande. Il dialogo, qui c'è il problema legato al dialogo dei conflitti. L'Europa è un po' debole, è stata un po' debole nella gestione dei conflitti. Abbiamo dato le armi a Zelensky, era giusto darle perché si doveva difendere
Però apre questo discorso, dice dobbiamo promuovere dialogo, perché il dialogo abbassa i toni del conflitto e quindi riduce le guerre. E poi la capacità di generare, molto bella questa parte del discorso, in cui lui dice l'Europa ha molti fondi, genera lavoro, genera nuove occasioni, genera un nuovo modo di stare, una nuova forma economica. 52 minuti, mi fermo. Va bene? Siamo arrivati alla fine. Grazie professore.